l'assessore della cultura della Regione Lazio di Vera, il presidente Zingaretti ci ha chiamato poco fa salutandoci, ringraziandoci, prendendosi impegni che ora realizzerà. Innanzitutto vorrei dire che sono state miele per le mie orecchie le parole della sindaca Raggi quando ha detto torniamo al ruolo centrale della cultura, era miele. Quando ha detto mettiamo in scena i problemi quotidiani, quando ha detto l'esistente rappresentato, ma soprattutto quando ha detto portiamo il teatro per strada, alle porte, nelle periferie. Questa è esattamente la nostra visione di quello che è la politica culturale nella Regione Lazio. Noi stiamo piano piano, umilmente, un lavoro veramente poco evidente, riaprendo tutti i teatri del Lazio che erano stati chiusi, facendo ripartire i lavori. E il nostro grande progetto è che ogni paese, come ha una chiesa, abbia un teatro. La nuova stagione del Teatro di Roma poi si apre sotto il segno di un titolo molto suggestivo, Umanità in Movimento, dall'idea dello zeitgeist, dello spirito del tempo, richiama emozioni, sensazioni, visioni che abbiamo percepito in questi mesi, con dolore, in queste settimane, in questi giorni, in questi anni, e che continuiamo a provare a sentire e a percepire. Noi stiamo vivendo un momento in cui si sente questo movimento tellurico, questi grandi spostamenti di esseri umani da una parte del mondo a un'altra, dalla guerra, dalla paura, dalla miseria, ad una possibile pace in un'altra parte del mondo, a una possibile serenità, un luogo di lavoro, di benessere, dove crescere i figli. Ecco, quest'altra parte del mondo è quella dove stiamo noi, più o meno consapevoli della nostra fortuna. E l'essere diventati a nostra insaputa padroni della casa della speranza ci mette in agitazione, vero o no? Ci mette alla prova, ci disordina i sentimenti e tira fuori certe volte la parte migliore di noi, penso ai cittadini di Lampedusa, quella che aiuta, certe volte la peggiore, qui non faccio nomi, no? Quella che respinge. Viviamo un momento di scosse continue, il teatro l'ha percepito e io sono contenta di questo, perché queste scosse continue ci obbligano a restare in equilibrio, cioè a trovare nuovi equilibri. Non si tratta di una emergenza, si tratta di una svolta epocale. È un movimento continuo, coatto, faticoso, ma anche bellissimo, bello come le grandi occasioni, le occasioni per reinventare se stessi, per rigenerarsi, per cambiare profondamente. Quest'anno, senza che ci consultassimo con Antonio Calvi e con Marino Sinibaldi, anche noi per la stagione estiva della Regione Lazio abbiamo scelto la stessa tematica. Il nostro titolo è Facciamogli posto. E attraverso tutti gli spettacoli che animeranno il RIC, Rieti Invasioni Creative, serpeggerà il filo rosso della riflessione sull'accoglienza. Che cosa vuol dire davvero, ma davvero per tutti noi, interiormente, oltre che materialmente, e dell'interiorità si occupa l'arte, conoscere, capire e poi accogliere. Non è un caso questa corrispondenza di temi. È la funzione nobile del teatro, la funzione necessaria, offrire ai cittadini la possibilità di riflettere tutti insieme, come in un'ecclesia, di condividere, attingendo alla forza del linguaggio artistico, l'emozione che produce, ma anche la fatica che costa restare umani, restare giusti, mentre tutto cambia attorno a noi vorticosamente. Io sono molto grata al Teatro di Roma, a Marino Sinibaldi, a Antonio Calvi e a tutti i loro collaboratori, che sono tanti, mi sono associata all'applauso di prima, bravissimi, per il lavoro che hanno svolto in questi 3 anni. E sono contenta che la Regione Lazio abbia partecipato all'impresa, diciamo, con regolarità. Abbiamo da poco riformato il settore dello spettacolo dal vivo. Roma sta nel Lazio, quindi questa legge sullo spettacolo dal vivo, che si aspettava dal 78 e che finalmente c'è, riguarda anche Roma. Abbiamo messo proprio al centro le periferie, abbiamo considerato, abbiamo dato dignità artistica proprio al teatro di strada, proprio alle associazioni di teatro amatoriale, cioè tutto quel lavoro di fertilizzazione del territorio a partire dal basso, a partire dall'associazione dei cittadini.
Abbiamo riformato il settore dello spettacolo dal vivo e abbiamo messo 2 milioni di euro nel nuovo fondo unico regionale per lo spettacolo, che sono pochi in realtà, però sono tanti in questo momento. E abbiamo riorganizzato le nostre partecipazioni, da un lato valorizzando gli enti romani come Teatro di Roma, Roma Europa, che siamo entrati, e dall'altra sostenendo il circuito regionale ATCL, istituto regionale che nutre tutti i teatri del Lazio che stanno diventando sempre più numerosi. Io sono mancata veramente poche volte a teatro quest'anno e tutte le volte che sono arrivata in questo teatro o anche nelle sobrie e disadorne stanze dell'India, cioè quasi sempre, ho percepito il lavoro di ricerca, e questo deve fare un teatro pubblico, il coraggio della sperimentazione, che non è immediata, che non dà sicurezze, che non garantisce subito immediati profitti, la capacità di affrontare nuove produzioni, di offrire un palcoscenico anche a chi sperimenta nuovi modi di raccontare. Ho visto anche una grossa presenza di questo teatro in iniziative come quella di dominio pubblico, la città degli under 25, un progetto di cui piacerebbe poter riparlare più a lungo, ma anch'io non voglio levare spazio ad Antonio Calvi che ci racconterà che cosa vedremo quest'anno e l'anno prossimo, però è un progetto molto importante perché si occupa degli under 25 e esistono e sono anche stanchi di stare zitti. Sono stati formati e poi hanno scritto delle loro cose e c'è un piccolo festival di drammaturgia under 25 che vi consiglio di seguire. Stando in queste stanze, nei foyer, ho sentito il pubblico borbottare e incensare, ma sempre prendere partito, sempre discutere. Non ho mai sentito indifferenza, mondanità e noia. E dalla nuova stagione quindi mi aspetto la mia quota di godimento, coinvolgimento e stupore. E non vedo l'ora che Calvi ci racconti che tavole ha apparecchiato per noi, perciò non mi dilungo oltre. L'unica cosa che vorrei aggiungere è un benvenuto alla sindaca Virginia Raggi. Questa città ha bisogno di essere rimessa in ordine. Questa città ha bisogno di essere rimessa in ordine. Ha bisogno di energie pulite e di tanta, tanta passione culturale. E io sono certa che andrà tutto bene, molto bene.